Allora, prima di iniziare la premiazione ufficiale della gara, vorremmo fare una premiazione particolare, una premiazione speciale, particolare, a un ragazzo che, nonostante ha delle difficoltà a eseguire bene i kata eccetera, per il piacere di stare insieme a noi e per migliorare se stesso, è venuto qui tra di noi. È un allievo del maestro Zingales, si chiama Carlo Botta Basilio. Gli vogliamo dare un premio particolare. Vieni qua. Lui non è che è venuto per battere qualcuno nel kata, per vincere, cioè è venuto per stare insieme a noi, per partecipare, e io sono contentissimo di questo. Il nostro karate, prima di tutto, l'ho detto oggi, e diamo un microfono a Carlo Basilio. Passo il microfono al suo maestro, perché lui veramente ha avuto tanti ragazzi che hanno bisogno e ne ha aiutato tanti. Passo il microfono al maestro Zingales. Io sono orgoglioso di avere allievi così. Mi ricordo come se fosse il primo giorno, quando Basile ha messo piede in palestra su consiglio del fisioterapista, e logicamente potete capire, io lo dico sempre davanti a lui non si vergogna, la difficoltà nell'affrontare, nel stare insieme agli altri bambini, agli altri ragazzi. Sono già 2 anni che è con me e ha fatto dei miglioramenti notevoli. Il fatto che lui sia premiato non è per dargli una coppetta, ma è perché se lo merita veramente. Quindi i complimenti vanno a lui. Bene, grazie. Vai Basilio, ciao. Miragliotto, bravo. Premi a mia moglie prima. Prego. E poi tutti da questa parte. Non so. Facciamo premiare mia moglie, devono lavorare anche loro, no? Noi arriviamo e mia moglie premia. Secondo da questo lato, secondo con Luigi e prima mi vedo prima di Lorda, poco di Lorda. Bene, complimenti a tutti, premia la signora D'Agostino Cinzia, moglie del maestro Zingales. Medaglione d'argento per il quinto, medaglia in oro per il quarto e coppe per il terzo, secondo e primo. Premia la signora Isabelle e la moglie. Pensa a destra. Lo sapete perché è benvenuto? Perché Isabelle è la moglie del maestro glorioso, e anche che lui è un allievo. Mensa, mi confondeva, era. Mensa a destra. Non l'ho fatta apposta, eh. E mensa ce l'ha il maestro.
anche la signora De Grazia aiuta sempre il marito anche in palestra, le mogli ci aiutano sempre tutto, la moglie è presidente della palestra del dottor Luigi. Vedete che le coppe man mano che si sale di grado cambiano. Queste sono coppe per cintura marrone nere. Ivan! Quando uno inizia a cintura alla regione e c'è una premiazione, salendo di grado marrone nere, le coppe cambiano. Anche la moglie del maestro Zignale, se lavora in palestra con sua marito, aiuta, eccetera. E prossimamente diventa. La moglie del signor del maestro Merlo Ignazio. E mi pare pure giusto che suo figlio è arrivato primo, quindi che consegni il premio alla mamma. Vedete che le coppe man mano sono anche di grafico, sono diventate più belle. E la mamma si emoziona a consegnare il premio al figlio. Filippo, sì, la mamma è bella. Ok, voto ricordo anche per voi. Benissimo.